alcune persone russano. Ma chi l'avrebbe mai detto che il motivo per cui russano è un effetto fisico? Ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Questo è il primo video dopo la pausa estiva. E prima di passare al topic di oggi vi voglio ricordare una cosa. Nelle prossime settimane, penso tra due mercoledì, uscirà una nuova serie sul canale, quindi mettete la campanellina per non perdervi nessun video. Seguitemi anche sugli altri social, mi raccomando. Oggi parliamo dell'effetto Venturi, che è la causa del russamento. Prima di parlare delle persone che russano, dobbiamo concentrarci un attimo sull'effetto Venturi e capire che cos'è. Prima ancora di parlare dell'effetto Venturi, dobbiamo dare alcune definizioni, in particolare quella di fluido incomprimibile. Spesso noi pensiamo ai fluidi come ai liquidi. In realtà in questa categoria rientrano anche i gas. Tutti sono fluidi. Cosa significa che sono incomprimibili? Cioè che il loro volume è costante. Immaginiamo adesso un fluido che attraversa un tubo. Il flusso del fluido sarà quante particelle attraversano la sezione del tubo nell'unità di tempo, cioè in un secondo. Il flusso è costante. Per cui immaginiamo adesso di avere un tubo che a un certo punto ha un restringimento. Affinché il flusso del fluido non cambi, nel momento in cui c'è il restringimento, le particelle devono andare più veloci, quindi velocità e sezione del tubo sono inversamente proporzionali. E alla pressione del fluido cosa succede? Ci verrebbe da pensare che dove va più veloce il fluido, allora lì aumenta la pressione. In realtà questo non succede, e questo è l'effetto Venturi, o anche noto come il paradosso idrodinamico. Perché è chiamato paradosso? Pensiamo a un tubo che a un certo punto finisce e ci mettiamo sopra una piastra. Le particelle sfuggono ai lati, in questi punti la velocità aumenta. Ma poiché c'è una diminuzione della pressione, la pressione che agisce sulla piastra vince e invece di volar via, come si potrebbe pensare, rimane attaccato proprio a causa della diminuzione della pressione nei punti in cui le particelle sfuggono. Dal punto di vista matematico è dovuto al fatto che pressione più un mezzo densità per velocità al quadrato è uguale a una costante. Se aumenta la velocità, la pressione deve necessariamente diminuire. Supponiamo ovviamente la densità costante. Quindi da un punto di vista matematico è facilmente spiegabile, da un punto di vista un po' intuitivo invece sembra strano. Quindi da un punto di vista meno matematico, come si spiega questa diminuzione di pressione? Possiamo pensare che la pressione serve ad accelerare le particelle. E quindi dove la pressione è minore è perché ci voleva più pressione per accelerare maggiormente le particelle. Quindi dove c'è una velocità minore ci dovrà essere anche una pressione maggiore, perché la pressione necessaria ad accelerare le particelle è minore. Tutto questo cosa c'entra con le persone che russano? L'aria attraversa la faringe che si chiude. Questo provoca un calo di pressione. Poi a un certo punto la nostra faringe si riapre e noi torniamo a respirare normalmente. Quindi c'è un'oscillazione tra faringe più aperta e faringe più chiusa, e quindi c'è un calo e un aumento di pressione, un calo e un aumento di pressione, a seconda del fatto che sia più aperta o meno aperta. Perché alcune persone russano e altre no? Questo è dovuto al fatto che in alcuni pazienti la faringe si stringe di più e quindi c'è un grosso calo della pressione. Più si restringe, più ci sarà un calo e più il rumore sarà forte. Questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video.